dare il mio saluto ai lavori di questo importante festeggiamento decennale dei comitati regionali per le comunicazioni, organismi ai quali è affidato un compito essenziale ai fini del coinvolgimento delle realtà territoriali nel governo di un settore delicato come quello delle comunicazioni, in cui si tratta di coniugare diversi valori previsti addirittura in Costituzione. In questo mio breve intervento vorrei soprattutto esprimere il particolare apprezzamento del Governo per una iniziativa come questa, che oltre al suo significato celebrativo indubbiamente importante, offre un'importante occasione di riflessione sull'esperienza e sul ruolo de Corecom, consentendo di soffermarsi, come sicuramente faranno gli oratori successivi, non solo sulle funzioni attualmente svolte, ma anche sui problemi di assetto futuro. Problemi da affrontare tenendo presente, come è intuibile, due esigenze. La prima, il rispetto di delicati equilibri istituzionali posti dalla presenza di tre attori, diversi fra di loro per origine, per funzioni, per collocazione nell'ordinamento, e cioè il Ministero, l'AGCOM e Corecom. La seconda esigenza è la ricerca dei modi per reperire maggiori risorse da destinare a Corecom, specie nell'attuale fase di difficoltà della finanza pubblica. Allo stato attuale vorrei comunque dare atto ai Corecom di aver saputo svolgere, nella loro particolare e originale natura che di organi in parte di decentramento funzionale dell'AGCOM, in parte espressione delle autonomie regionali, un'opera efficace e costruttiva, bisogna riconoscerlo onestamente, nell'esercizio delle funzioni di governo, garanzia, monitoraggio e controllo ad essi affidate nei vari contesti regionali e locali. E questo, tengo a rilevarlo, a beneficio anzitutto degli interessi degli utenti e degli operatori, ma anche con positive ricadute a tutela degli interessi più generali dell'articolo, segnatamente in termini di efficacia e di economicità dell'azione pubblica. Ecco, vedete, per esempio in materia di giustizia trovo ad esempio molto significativo il fatto, sappiamo il problema giustizia come pensa su questo paese, e quindi io trovo molto significativo il fatto che nel 2012 sono state gestite oltre 60.000 istanze di controversie tra utenti e gestori operatori dei servizi di telecomunicazione, telefonia, internet, TV a pagamento ed altro, oltre la metà delle quali risoltesi positivamente. Quanto alle altre funzioni e competenze, vorrei ricordare in particolare di vivo assunto dall'opera attenta svolta a tutela dei minori. Ecco, qui vorrei dare una prima notizia. Credo che possiamo immaginare che presto finalmente questo comitato verrà rimesso in funzione e potrà riprendere e svolgere le sue funzioni. Ecco, quindi vi ringrazio, ma trattandosi di quello che il diritto amministrativo si chiama un atto dovuto, forse un applauso eccessivo. Comunque vi ringrazio, insomma, lo prendo come un segno di simpatia. Tra le altre funzioni e competenze, come dicevo, vorrei ricordare questo particolare rilievo assunto dall'opera attenta svolta a tutela dei minori, investendo l'AGCOM delle denunce di utenti, associazioni e organizzazioni in caso di violazione della normativa a tutela degli stessi da parte dell'emittenza locale, dopo aver verificato, e questo è un punto molto importante, ovviamente la fondatezza delle denunce stesse. Ecco, e che dire poi ad esempio della delicatissima funzione di verifica del rispetto della par condicio del periodo elettorale e referendario, funzione di attualità in questo periodo.
o della funzione di vigilanza sulla pubblicazione dei sondaggi, delle funzioni attinenti alla garanzia del diritto di rettifica sulle tipo locali. Sono tutte funzioni che coinvolgono in sostanza la tutela di valori e di diritti sanciti a livello costituzionale. Quindi un'opera importante, un'opera delicata, direi un'opera nobile proprio per queste sue aperture. Allora, volendo fare un bilancio di questi 10 anni, io credo che si possa ben dire che quella dei Corecom è stata una presenza attiva che, a quanto è dato avvertire dalle opinioni espresse dagli stessi operatori del settore, ha messo capo tra l'altro a un rapporto di proficua collaborazione tra editori televisivi e comitati regionali, portando questi ultimi a farsi carico anche delle istanze e delle problematiche generali del settore. Un rapporto di proficua collaborazione che negli anni, devo dire, si è consolidato anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale non può che auspicarne la prosecuzione. E a questo proposito vorrei cogliere questa occasione per dissipare un possibile malinteso riguardante una delle funzioni sinora svolte dai Corecom, e cioè la gestione delle graduatorie da essi predisposte per l'assegnazione dei contributi alle TV locali. Una competenza che, come sappiamo tutti, lo sappiamo noi del Ministero, ma lo sanno anche le associazioni rappresentative delle varie emittenti, lo sanno gli stessi componenti del Corecom, una competenza che ha messo in evidenza non pochi problemi funzionali, operativi ed anche economici, come più volte sottolineato dagli stessi Corecom. Per questa ragione un gruppo di lavoro interno al Ministero, incaricato in questi giorni di predisporre uno schema di nuovo regolamento per l'erogazione dei detti contributi, ha ipotizzato, è soltanto un'ipotesi di soluzione, di sollevare i Corecom da tale incombenza consistente nella pratica della materiale verifica di determinati requisiti occorrenti secondo la legge per accedere alle provvidenze, consentendo ai Corecom stessi di dedicarsi più proficuamente allo svolgimento delle funzioni di risoluzione delle controversie, di monitoraggio, di controllo e vigilanza. Funzioni indubbiamente, dobbiamo dirlo con estrema franchezza, ben più qualificate e qualificanti nel rapporto con gli utenti, con gli operatori del territorio e con i cittadini. Voglio solo aggiungere che è inutile dire che la questione potrà formare oggetto di ulteriore riflessione, anche per la doverosa attenzione verso la segnalazione in tal senso venutaci dai presidenti Errani e Brega, che oggi è qui presente. E devo aggiungere sempre su questo tema dell'ipotesi di riforma del regolamento, che per contro non sono pervenuti da Corecom, almeno a quel che mi risulta dagli accertamenti che ho fatto presso gli uffici, suggerimenti e osservazioni sugli aspetti sostanziali dello schema di nuova disciplina, il che, considerati i tanti anni di esperienza maturata sul campo che è proprio alle Corecom, di cui appunto oggi festeggiamo il decennale, ci induce ad essere ottimisti sulla bontà delle scelte da noi proposte con il nuovo regolamento. Ecco, spero di non illudermi e che non arrivi invece all'improvviso, diciamo, qualche stiluro che però fino adesso non è arrivato. Concludo ringraziando il Presidente Lucci e tutti i Presidenti dei Corecom oggi presenti per avermi invitato a portare il mio saluto a questo autorevole consesso e vi auguro a tutti buon lavoro per il presente e per il futuro. Grazie.